Cari amici di Mille Un'Avventura, è iniziata la settima stagione di Fortnite e ci lanciamo per scoprire quali novità ci sono. Troviamo queste belle teleferiche e, visto che siamo proprio messi male, ci mettiamo a picconare a più non posso. L'altra novità sono gli aerei e bisogna dire che non bisogna prendere l'aereo in coda al gruppo, perché poi si incastra davanti a quelli che ci sono e si finisce giù di sotto dalla scarpata. Ma noi ci vogliamo assolutamente riprovare, quindi andiamo dove abbiamo trovato gli aerei in questa nostra terza partita della stagione, dalla parte dove è arrivato l'iceberg con tutta la neve, e vediamo la pista e sappiamo che lì ci sono degli aerei. Poi chiaramente ce ne saranno anche da altre parti, ma noi andiamo a colpo sicuro perché vogliamo provare a volare finalmente senza incastrarci. Non prendiamo più l'aereo in coda al gruppo, prendiamo il primo aereo e decoliamo. Ci sparano, cerchiamo di... ecco, c'è il boost, quindi ci allontaniamo velocemente e ci stiamo chiedendo come si fa a guidare questo coso. Il boost funziona. Poi ruota a destra, ruota a sinistra, inverti rollio, ma sembra facile da guidare. Ah, però stiamo perdendo quota molto rapidamente, cerchiamo di recuperare. Ce l'abbiamo quasi fatta, siamo degli assi del volo e aia, proviamo col boost. Ecco fatto, no, ci siamo incuneati nello scantinato di questa casa qui. Vediamo se riusciamo col boost a riprendere quota, magari, no, forse siamo ormai, ah ecco, si può cambiare posizione così. Torniamo al posto di pilotaggio, cerchiamo di ripartire. Ecco, c'è pure questo antipatico che niente. Vabbè, ma noi non demordiamo e ci riproviamo, ci ributtiamo di nuovo sulla pista, dove sappiamo che ci sono tre aerei che ci aspettano. C'è anche qualcun altro che punta agli hangar. Penso che vada a prendere delle armi, noi invece ci buttiamo subito a volare e se riusciamo a capire come funziona potrebbe diventare la nostra attività preferita su questo gioco, visto che nei combattimenti siamo decisamente scarsi. Potremmo divertirci a effettuare qualche voletto, ma aia, ci hanno presi di mira. Ma nessuno che si voglia divertire su questo gioco, vogliono subito fare delle kill facili. Non è facilissimo guidare. Ah, ma ci sta inseguendo un aereo e proviamo a ingaggiare uno scontro, un duello aereo, e ce l'abbiamo, ecco, perfetto, ce l'avevamo in coda. Chissà se riusciamo, no, e volevo salire come passeggero, no, è troppo veloce, non se ne va. Però è una cosa da tentare. Ecco, allora vediamo un po' di... ah, ecco la moto. Allora facciamo così. Beh, proiettili assolutamente inutili. Ci prendiamo la moto. Se riusciamo a uscire da tutti questi speroni di ghiaccio e torniamo a prenderci l'aereo. Non è... ecco che c'è sempre un altro... rompiscatole. Dunque dovremmo andare un po' più verso sud per siamo ridotti malissimo. Ecco, siamo riusciti a tornare dalla pista e vediamo se è rimasto qualche aereo. Ci sono tutte e due, forse è stato preso quello nell'hangar, e ci ributtiamo nella mischia cercando finalmente di prendere dimestichezza con questi comandi. Come terza partita però dobbiamo ammettere che siamo già abbastanza pratici. Vediamo se riusciamo a
sparare su quell'edificio lì. Quasi. Poi ci sparano, quindi allontaniamoci prima che ci abbattano di nuovo e il divertimento finisca. Poi ogni tanto si spegne il motore, probabilmente perché siamo troppo in alto, non sembra precipitare, poi il motore si riaccende, perciò bisogna rimanere a un'altezza non troppo elevata, ecco che si spegne. Probabilmente adesso stiamo perdendo quota, anche se non ce ne accorgiamo più di tanto, e poi ecco che il motore riprende, perciò dobbiamo rimanere davvero livellati arrivati a un certo punto. Chissà se c'è in giro qualche altro aereo per tentare di ingaggiare un altro duello e vedere se va meglio. Non si vede nessuno, la safe è ancora molto ampia. Ecco laggiù l'aereo, proviamo a colpirlo. Bisogna mettersi meglio in coda, prenderlo di sorpresa, guardarsi un po' intorno. Ora forse sta tentando di mettersi in coda, noi prendiamo quota. Dovrebbe essere ancora qui intorno. Non lo vedo, ma allora proviamo un po' di acrobazie. Ci spostiamo sulla coda, sulle ali, intanto l'autopilota continua a fare il suo lavoro. Ecco due aerei che si stanno combattendo, puntiamo su questo. Ahi, che botta, non è successo nulla di grave, proviamo ancora con questo qui. Ecco, l'ha colpito qualcun altro, neppure la soddisfazione di abbattere il nostro primo aereo già alla terza partita della stagione. Intanto ci bersagliano da terra, mi pare, non credo sia un aereo, l'aereo se ne va. E con la nostra locomotiva cerchiamo di evitare i colpi e di prendere terra. Ci stanno sparando da tutte le parti, c'è una frattura, vediamo di allontanarci. E niente, anche questa partita ormai si chiude con un insuccesso totale. Prendiamo terra, forse è meglio andare a cercare qualche arma, qualcosa. Ecco, di solito in questa frattura qui c'è sempre ma c'è già qualcuno lì, ci sono dei bei bauli, di solito due bauli. Però è arrivato prima qualcun altro, allora ci curiamo visto che ormai siamo ridotti all'1% e poi andiamo a cercare qualche arma. Ne abbiamo trovate parecchie, vediamo se funzionano. Funziona anche in salita, perfetto. Queste teleferiche sono decisamente comode per acquistare altezza e ce ne sono tante, vedo. Ah, c'è anche un aereo. E allora concludiamo la partita di nuovo volando. Ormai direi che questa sarà la nostra attività preferita per molte partite a venire, e tutto sta però a decollare. Ecco che col boost siamo riusciti, demolendo anche qualche albero, e proviamo a demolire qualche costruzione. Funziona, non c'era nessuno purtroppo. Cerchiamo qualcuno da mitragliare, ci stanno sparando, addio aereo di nuovo, pazienza. Bene, direi che come prime partite della stagione 7 ci siamo divertiti abbastanza. Tentiamo qualche colpo col fucile di precisione, se abbiamo fortuna. Siamo rimasti in 4, ma ovviamente non abbiamo fortuna, la safe ci incalza. Eccolo lì che spunta da lì e niente, è finita così. Bene, diciamo che sembra divertente questa stagione, tante novità teleferiche. Ecco, questo ha vinto la stagione 6, si vede dall'ombrellino. Bene, non mi resta che salutarvi, vi lascio con le ultime kill della stagione 6, visto che Fortnite è come il maiale, non si butta via nulla, soprattutto qualche preziosa kill
di fine stagione nella modalità rissa, dove è chiaramente molto più facile fare delle kill. Anche troppo facile a volte, però, insomma, per chi è abituato a farne al massimo una ogni tre partite, fare 2-3 kill in una partita come la rissa è sempre una soddisfazione. E poi ogni tanto ci capita di trovare il fucile col mirino termico e è una festa. Non hanno speranza, la nostra precisione diventa incredibile. Qui c'è qualche compagno che di lingue sconosciute. Tentiamo di eliminare questo tizio. Ci è andata bene anche stavolta. E ora direi ancora una kill fortunosa con un tizio abbastanza fermo. E le due ultime kill di stagione, tutte nella stessa partita, che non era neppure una rissa, ma era una partita a squadre. Ecco, questo l'abbiamo eliminato ed ecco che arriva nell'angolino a sorpresa questo tizio. Dopo un po' di salti riusciremo a eliminarlo. Bene, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Faremo qualche altro voletto in questa stagione 7 con queste novità e questo clima molto natalizio che ci accompagnerà fino a Natale e oltre. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Ciao ciao!